Il cielo dal balcone. Principesse e cavalli alati, Andromeda e Pegaso. Racconto di Gianluca Masi. Letture Gabriele Catanzaro. Benvenuti a questo nuovo appuntamento con il cielo dal balcone. A parlarvi è Gianluca Masi, astronomo presso il Planetario di Roma Capitale. Continua dunque la nostra escursione nel cielo, tra gli astri del momento più caldo dell'estate, ma prima di aguzzare la vista alla ricerca delle stelle del momento, converrà fare il punto sugli astri a noi più vicini, i pianeti. Per tutta la notte il cielo è ancora dominato dall'intensa luce di Giove, il colosso planetario, che, pur basso a sud, si mostra davvero brillantissimo. Qualche grado a oriente del re dei pianeti si trova l'altro remoto gigante del sistema solare, il signore degli anelli, stavolta Saturno, che al pari di Giove ci fa compagnia per tutta la durata della notte. Intorno alle 23 si aggiunge a quella regale coppia il rubino celeste, Marte, che prepara il meglio della sua apparizione per quest'anno proprio agli inizi dell'autunno. Quando invece la notte volge ormai al termine, a oriente, all'alba, potremo cogliere l'intenso bagliore di Venere, l'astro che, dopo il Sole e la Luna, è il più appariscente dell'intero firmamento. All'alba di sabato e ancora all'alba di domenica ammireremo il pianeta Venere in compagnia di una sottilissima falce di luna ormai quasi nuova. Volgiamo adesso la nostra attenzione alle costellazioni che abbiamo pensato di proporvi nel corso di questa puntata. Volgeremo lo sguardo verso oriente intorno alle ore 23, quando saranno ormai alte le costellazioni dell'autunno, in particolare quelle di Andromeda e Pegaso. Queste due costellazioni sono confinanti, anzi sono legate tra loro, esteticamente almeno condividono una stella necessaria per completare al meglio entrambe queste figure celesti. Iniziamo dalla costellazione di Andromeda, riconoscibile grazie alle sue tre stelle principali, la Alfa, Alpheraz, la Beta, Mirac, e la Gamma, Almac. Esse sono disposte l'una dietro l'altra, davvero un asterismo facile da riconoscere e visibile anche dalla città, nonostante non siano astri brillantissimi, nonostante l'inquinamento luminoso. Certo, sono necessarie altre stelle, ben più deboli, per completare la rappresentazione di questa fanciulla, la principessa Andromeda, ma questi astri più deboli non sono certamente visibili dalle località fortemente urbanizzate in cui molti di noi ormai vivono. Pertanto la porzione più appariscente della costellazione di Andromeda è costituita da quella fila di tre stelle, l'Alfa, la Beta e la Gamma, che idealmente puntano l'astro più brillante della figura di Perseo, di cui abbiamo già parlato, la stella Mirfak. Probabilmente occorrerà un minimo impegno per riconoscere questo asterismo. Del resto, dopo gli astri eclatanti del cielo d'estate, ancora visibilissimi, il firmamento d'autunno quasi si mostra spoglio al confronto e le stelle di Andromeda, così come quelle di Pegaso, sono tuttavia tra le più brillanti e certamente riconoscerle ci aiuterà a ritagliare un angolo di cielo dove poi andremo a scrutare per estrarre dal cielo profondo altre meraviglie. Mitologicamente, la costellazione di Andromeda è legata a quelle di Cassiopea, Cefeo e Perseo, di cui abbiamo già parlato, ma ancora con quelle di Pegaso, di cui tratteremo più avanti, e con quella della balena che conosceremo in futuro. Andromeda rappresenta infatti la figlia di Cassiopea e Cefeo e si trova costretta a essere legata su uno scoglio per essere offerta in sacrificio a quel mostro marino che Poseidone ha inviato dinanzi alle coste del regno per punire Cassiopea stessa, sua madre,
per l'affronto che gli aveva riservato, attribuendosi una bellezza superiore addirittura alle sue Nereidi. Fortunatamente, come già sappiamo, il valoroso Perseo si troverà a transitare nel cielo d'Etiopia al momento giusto, quando ormai l'infausto destino di Andromeda sembrava compiersi, pronto a liberarla, grazie anche alla testa della Gorgone, Medusa, che trasformerà in pietra il suo avversario, il mostro marino. Ma lasciamo che sia proprio Filostrato Maggiore a parlarci di Andromeda e Perseo. Ascoltiamolo dunque in questa lettura di Gabriele Catanzaro. Questo non è il Mar Rosso e questi non sono gli Indi. Si tratta degli Etiopi e di un eroe greco e dell'impresa che questo eroe volle compiere per amore. Credo che anche tu, ragazzo, avrai sentito parlare di Perseo. Uccise, dicono, un mostro emerso dal mare Atlantico, che in Etiopia devastava al suo passaggio mandri e genti. Il pittore ammira questa impresa e prova pietà per Andromeda, lasciata in balia del mostro. Il combattimento si è concluso. E ora il mostro marino giace, riverso sulla spiaggia, immerso nella pozza del suo sangue che colora il mare di rosso. A liberare Andromeda dai suoi lacci è stato Eros, qui dipinto, secondo la consuetudine, come un dio alato, ma anche, tratto inconsueto, come un giovinetto affannato e ancora provato dalla fatica. Perseo aveva infatti pregato Eros di assisterlo nell'impresa e di assalire insieme a lui il mostro. Ed Eros lo aveva ascoltato ed era venuto. La giovane è molto carina perché è una donna bianca in terra di Etiopia ed è dolce anche il suo aspetto. Vincerebbe la delicatezza di una donna lidia, la maestà di una donna attica e la forza di una donna spartana. La situazione la rende ancora più bella. Incredula, la gioia si mesce in lei alla sorpresa mentre guarda Perseo e già gli manda un sorriso. Non lontano da lei, egli giace sull'erba tenere e odorosa, distillando sudore sulla terra e tenendo nascosto il mostruoso volto della Gorgone, per non fare di sasso quanti lo incontrano. Molti pastori offrono da bere latte e vino, nonostante l'insolito colore della pelle. Questi etiopi si rendono graditi e con quel loro sorriso un po' truce non celano la loro gaiezza, ma sembrano davvero tutti uguali. Perseo accoglie con gioia i loro doni. E appoggiato sul gomito sinistro solleva il petto ansante, guardando la giovane e lasciando che la sua clamide ondeggi al vento. È una clamide purpurea, ora macchiata dalle gocce del sangue schizzato durante la lotta contro il mostro. A paragone delle spalle di Perseo possiamo pure lasciar perdere i pelopidi. La fatica aggiunge un che di florido a quella sua sanguigna bellezza, a quelle sue vene rigonfie per effetto della respirazione accelerata. Ma tutta la scena trae molto profitto anche dalla presenza della ragazza. Entro i confini della costellazione di Andromeda si trovano diverse meraviglie che possono essere ammirate anche con piccoli strumenti. Tuttavia c'è un astro davvero eclatante, forse uno dei più importanti che potremo mai scorgere sopra di noi, stavolta addirittura ad occhio nudo. Quando noi volgiamo lo sguardo verso il cielo, il nostro occhio coglie, se non ha l'aiuto di un telescopio, esclusivamente corpi celesti parte della nostra galassia. Intanto pensiamo alla Luna e ai pianeti che appartengono al pianerottolo di casa, poi le stelle, e con lo sguardo possiamo arrivare fino a migliaia e migliaia di anni luce, ma sono pur sempre stelle che appartengono a quel sistema che chiamiamo galassia e in dettaglio Via Lattea, per via dell'aspetto che essa mostra quando la si osserva dall'interno. Ebbene, la costellazione di Andromeda ci permette di scorgere a occhio nudo, a patto di trovarci sotto un cielo buio, un'altra galassia, la leggendaria, famosissima galassia di Andromeda. Per trovarla basta riconoscere appunto le tre stelle principali, la Alfa, la Beta e la Gamma, e partendo proprio dal Feraz e muovendoci verso Mirak, a questo punto, anziché proseguire verso la Gamma,
roteremo di 90 gradi verso destra, salendo di fatto verso nord-ovest. Lì troveremo intanto la stella Mu di Andromeda, appena percettibile, e più in alto ancora la stella Nu. Sopra la stella Nu, lungo quella direttrice che abbiamo preso, un occhio allenato, attento alla luce più debole, noterà, se non siamo abbagliati dai lampioni, la presenza come di una luce diffusa, quasi come un fiocco di luce. Quella è la traccia della galassia di Andromeda che stavamo cercando. Si tratta peraltro del più distante corpo celeste visibile ad occhio nudo. Come abbiamo anticipato, è ben oltre ogni stella della Via Lattea, è essa stessa un'altra galassia, più grande della nostra, e spesso infatti ci si riferisce alla galassia di Andromeda come alla sorella maggiore della Via Lattea. Scorgerla a occhio nudo significa fare un balzo prodigioso con il senso della vista, cogliendo quella luce debolissima che porta fin quaggiù la traccia di una galassia che si trova a oltre 2 milioni di anni luce. Questo significa che quel fioco bagliore che riusciremo a catturare guardando con attenzione in queste notti nella direzione giusta ci offre la vista di qualcosa che è accaduto oltre 2 milioni di anni fa, perché quella luce ha impiegato giusto quel tempo per coprire l'abisso che ci separa. Il primo ad annotare con certezza la presenza di quella nuvoletta di luce nella costellazione di Andromeda fu, nel X secolo d.C., l'astronomo arabo Al-Sufi, mentre nel Settecento Charles Messier la classificò al numero 13 del proprio catalogo. La galassia di Andromeda copre nel cielo un'estensione di diversi gradi, come si può apprezzare con un buon binocolo sotto un cielo buio. Proprio uno strumento ottico permette di notare anche due delle galassie satelliti di Messier 31. Più vicina alla galassia principale noteremo Messier 32, mentre più in disparte, ma comunque riconoscibile nello stesso campo di vista di un binocolo, anche Messier 110. Gli appassionati di stelle doppie non si lasceranno sfuggire Almac, la stella gamma di Andromeda. È un astro doppio meraviglioso, tra i più celebri del cielo e senza dubbio tra i più eleganti. Un piccolo strumento rivelerà che questo astro, collocato a circa 400 anni luce da noi, è in realtà composto da due soli. L'astro più luminoso, dalla luce dorata, è accompagnato da un astro dalla tonalità bluastra che rende il contrasto di colori davvero magnifico da apprezzare con uno strumento anche di modeste dimensioni. Dalla costellazione di Andromeda passiamo a quella di Pegaso, il cavallo alato che, come dicevamo, confina con la principessa. La costellazione di Pegaso è facilmente riconoscibile grazie al corpo principale, al celebre quadrilatero di Pegaso che è marcato da stelle di medio splendore. A dire il vero sono tre gli astri del quadrilatero parte della figura di Pegaso, ma come abbiamo anticipato all'inizio, la stella Alpheraz, l'alfa di Andromeda, completa esteticamente proprio questo quadrilatero ben riconoscibile. Ma le stelle legittime di Pegaso sono la Alfa, Markab, la Beta, Sheat e la Gamma, Algenib. Curiosamente, il cavallo alato è rappresentato a testa in giù, e allora riusciamo, partendo dall'angolo in alto a sinistra del quadrilatero, che è poi Alpheraz, la Alfa di Andromeda, e muovendoci in diagonale verso il vertice opposto, la Alfa di Pegaso, la stella Markab, prolungando quella direttrice, giungeremo a una stella, la stella Baham, non proprio brillante, piegando poi di 90 gradi, quasi rimbalzando verso l'alto. Di nuovo verso nord-ovest troviamo anche la stella Epsilon di Pegaso, la stella Enif, in arabo il naso, perché è proprio quello il naso dell'animale. La figura di Pegaso si completa con le zampe anteriori lanciate al galoppo, che si legano al quadrilatero grazie alla stella Sheat, mentre sempre da Markab, decisamente deboli,
Si tracciano anche le ali che rendono unico questo destriero del firmamento. Il mito celebra la nascita di Pegaso in modo alquanto improbabile, riconducendolo addirittura alla Gorgone, alla Medusa, che Perseo aveva decapitato, proprio da una goccia di sangue che cadde dal collo mozzo della Gorgone, nacque il meraviglioso, elegantissimo destriero con le ali, e sarà proprio a bordo di Pegaso che Perseo volerà alto nel cielo, assieme alla principessa Andromeda, dopo averla liberata e averla sottratta dalla minaccia di morte del mostro marino che sarà stato ormai trasformato in pietra. È davvero affascinante realizzare, quando si scrutano le costellazioni di Pegaso, Andromeda, Cassiopea, Cefeo, Perseo e naturalmente anche il mostro marino, che tutte queste figure siano di fatto legate da un'unica storia, come un grande mosaico con ciascuna tessera pronta a narrare la propria vicenda, il proprio ruolo in questa straordinaria visione, una delle più ricche della mitologia greca. Chiediamo anzi ad Igino di narrarci del cavallo alato, ascoltando questa lettura di Gabriele Catanzaro. Secondo il racconto di Arato e di molti altri, il cavallo celeste è Pegaso, figlio di Nettuno e della Gorgone Medusa. Fu lui a colpire con uno zoccolo una roccia nel monte Liconia, in Beozia, e a farne sgorgare una sorgente, che dal suo nome fu chiamata Ippocrene. Altri narrano che quando Bellerofonte giunse da Preto, figlio di Abante, re di Argo, Antea, moglie del re, si innamorò dello straniero e gli chiese di giacere con lei, promettendogli il regno dello sposo. Ma siccome non riuscì a sedurlo, temendo di essere accusata presso il re, decise di precederlo e raccontò a Preto che Bellerofonte aveva tentato di farle violenza. Dato che gli era caro, non volle ucciderlo direttamente e, sapendo che possedeva il cavallo Pegaso, lo mandò da Iobate, padre di Antea, perché fosse lui a salvaguardare la pudicizia della figlia, spedendo Bellerofonte contro la Chimera, che a quell'epoca stava devastando con le sue fiamme il territorio dei Lici. Bellerofonte, uscitone vittoriosamente dopo la scoperta della fonte Ippocrene, tentò di raggiungere il cielo e, quando già gli era vicino, guardando verso la terra, fu preso dalle vertigini, cadde e morì, come si racconta. Il cavallo invece si ritiene che proseguì il suo volo e Giove lo collocò tra le stelle. Altri raccontano che non fu accusato da Antea, ma per non udire più a lungo profferte che non accettava, né essere tentato dalle sue preghiere, fuggì da Argo. Euripide, nella Melanippe, dice che Ippe, figlia del centauro Chirone, in origine si chiamava Teti, mentre cresceva sul monte Pelio, dedicandosi con passione alla caccia, una volta fu sedotta da Eolo, figlio di Elleno e nipote di Giove, e rimase incinta. Quando già si avvicinava il parto, fuggì nella foresta per non mostrare al padre, che la credeva vergine, di avergli procreato un nipote. Così, mentre il padre la stava cercando, dicono che pregò la potenza divina di non essere scoperta dal genitore nel momento del parto. Per volontà degli dei, dopo il parto fu trasformata in giumenta e trasferita tra le stelle. Si dice anche che fosse una profetessa, ma dato che aveva l'abitudine di svelare agli uomini i segreti divini, subì la trasformazione. Callimaco invece dice che per avere smesso di cacciare e di rendere onore a Diana fu trasformata dalla dea nell'animale di cui si è detto. È questo il motivo per cui affermano che non sta sotto lo sguardo del centauro, che si identifica con Chirone, ed è visibile solo a metà, non avendo voluto che si sapesse che era femmina. Tra gli astri più affascinanti che troviamo all'interno della costellazione di Pegaso, vogliamo citarne due. Il primo è una stella, ormai celeberrima, 51 Pegasi. Si tratta del Sole del primo sistema planetario extrasolare ad essere scoperto nell'ormai lontano
1995. Il pianeta parte di questo sistema solare è conosciuto come 51 Pegasi B e ha una massa pari alla metà di quella di Giove. La distanza che ci separa da questo primo sistema planetario è di circa 48 anni luce. Il nome ufficiale oggi di questo pianeta è Dimidium e sappiamo che esso impiega circa 4 giorni per completare un'orbita attorno al proprio Sole. Dunque il suo anno paragonato al nostro è davvero molto, molto breve. La stella 51 Pegasi è al limite di visibilità dell'occhio nudo e può essere scorta, se il cielo è davvero buio, lungo il lato occidentale del quadrilatero di Pegaso, quello segnato appunto dalle stelle Markab e Sheat. Un binocolo, tuttavia, ne permetterà un'agile osservazione anche dalla città. L'altro gioiello di Pegaso di cui raccomandiamo l'osservazione è l'ammasso globulare Messier 15. Si tratta di uno dei corpi celesti più eclatanti di questo tipo e lo si trova nella costellazione dinanzi al naso di Pegaso, alla sua stella Epsilon, Enif. Un binocolo lo rivelerà come un astro sfumato, come un piccolo batuffolo di luce, mentre telescopi di capacità e potenza crescente ne sveleranno infine le stelle. Si conclude questo nuovo viaggio, questa nuova proposta del cielo dal balcone. Noi naturalmente vi auguriamo buone osservazioni e vi aspettiamo per la prossima puntata.